pomeriggio 5, rissa al GF VIP, tutta la verità da Barbara D'Urso. GF VIP, stanotte che è stata una rissa? La smentita dalla D'Urso a pomeriggio 5. Rissa stanotte al GF VIP? A quanto pare no. Difatti, la smentita è stata data poco fa a pomeriggio 5. Quindi cosa è successo? Nella trasmissione quotidiana di Canale 5 condotta da Barbara D'Urso è stato smentito categoricamente il fatto che Francesco Monte abbia urlato stanotte a Cecilia Rodriguez con un megafono. E per questo motivo avrebbe svegliato tutto il quartiere, perciò sarebbe nata anche una rissa. Infatti, secondo la giornalista della trasmissione della D'Urso, che ha sempre curato la parte dedicata al GF VIP, ha rivelato che a urlare stanotte fuori dalla casa più spiata dagli italiani sarebbero stati semplicemente dei ragazzi, che hanno voluto fare uno scherzo alla sorella di Belen e Jeremias Rodriguez. Una rivelazione che ha lasciato di stucco Barbara D'Urso e i tanti ospiti in studio, tra i quali anche Asia Nuccetelli, che ha sentenziato. Pensa come stanno messi questi e. Probabilmente tutto questo è già stato rivelato anche alla stessa Cecilia Rodriguez, la quale dopo quelle urla è scoppiata in un lungo pianto. Perciò è stata chiamata immediatamente in confessionale, con l'intento di calmarla. Ma cosa è successo precisamente la scorsa notte? Pomeriggio 5, Barbara D'Urso, le ultime news sulla rissa al GF VIP. La scorsa notte è successo di tutto nella casa del Grande Fratello VIP. Difatti, verso le 3 del mattino i concorrenti hanno iniziato a sentire una persona urlare con un megafono. Costui infatti ha iniziato a gridare a Cecilia Rodriguez quanto segue. Gorda fuori sta succedendo un casino e. Le urla sono state talmente forti da arrivare a svegliare di soprassalto anche Cristiano Malgioglio, il quale si è affondato immediatamente nel confessionale a chiedere cosa stesse succedendo. Tuttavia non è stato nemmeno l'unico a svegliarsi. Infatti, questo frastuono ha fatto infuriare tutto il vicinato. Tanto che dalla casa sono riusciti a sentire una donna urlare stizzita, basta non rompete più RCO. E nelle ultime ore molti blog hanno iniziato a rivelare che a urlare alla Rodriguez sarebbe stato Francesco Monte. Ma proprio poco fa ecco arrivare la smentita. Difatti, a far chiarezza su quanto accaduto stanotte ci ha pensato poco fa la giornalista di pomeriggio 5, che ha da sempre avuto il compito di parlare del GF VIP, dando gli ultimi aggiornamenti. Cosa ha detto? In pratica ha smentito tutto, in quanto non c'è stata nessuna rissa e non è stato nemmeno Francesco a gridare stanotte. Insomma, una vera e propria goliardata, che ha lasciato senza parole Barbara D'Urso e i suoi numerosi ospiti.